I nematodi costituiscono un importante filum animale e si stima che 4 animali su 5 siano proprio costituiti da questi nematodi. I nematodi fitoparassiti in particolare si sono evoluti nel parassitizzare le piante e molti di questi sono dannosi per l'agricoltura. Infatti si stima che tutti gli anni la perdita pari al 15% sull'agricoltura mondiale sia dovuta proprio all'azione diretta e indiretta di questi nematodi, che sono in grado di arrecare appunto danni attraverso la loro presenza e la loro azione trofica, oltre che fungere da vettori per altre malattie molto importanti, quali per esempio le virosi. Per il controllo di questi nematodi sicuramente l'azione più efficace è quella preventiva e quindi cercare il più possibile di impedire l'insediamento di popolazioni di questi nematodi fitoparassiti attraverso una scelta oculata del materiale di propagazione da coltivare, sia esso semente, siano essi delle piante destinate al trapianto. Inoltre, dalla ricerca scientifica, un altro contributo fondamentale per garantire un contenimento efficace delle popolazioni di nematodi fitoparassiti deve derivare dall'approfondimento e dallo studio delle interazioni fra nematode e pianta, in modo da sviluppare e perfezionare il miglioramento genetico per l'ottenimento di varietà che siano resistenti appunto ai parassiti più importanti. Una volta insediata una popolazione, un'infestazione da nematodi, la sua gestione è estremamente complessa. Può essere sicuramente utile l'adozione di strategie agronomiche, quali per esempio rotazione colturale, quali per esempio l'utilizzo della coltivazione trappola, oppure di mezzi di contenimento fisici, quali per esempio la solarizzazione, che tenderanno a far diminuire le popolazioni in modo tale che possano essere compatibili con la coltura, oltre che poi l'adozione per esempio di tutte quelle strategie che consentono un abbattimento delle popolazioni attraverso l'aumento della biodiversità dei suoli, quindi garantire una buona dotazione di sostanza organica a quei terreni sciolti che favoriscono notevolmente l'insediamento delle popolazioni di nematodi fitoparassiti, oltre che per esempio la distribuzione di agrofarmaci di origine microbica costituiti da diverse popolazioni di funghi e batteri che hanno un'azione appunto nematocida, quali per esempio funghi del genere Pecillomyces oppure batteri della specie Bacillus firmus.